Scusa, mi è partita la musica. Ah, sei tu allora con questo jazz rilassante? Sì, sempre. Aspetta, anche delle chiamate perse. Oh, queste cose si possono tagliare. Ok. Facciamo musica e copertine e le facciamo come ci va. Cioè, totalmente in libertà. Io, appunto, ascolto moltissimo jazz e gran parte dei dischi jazz vengono registrati in un giorno o due. Anche i miei dischi volevo che fossero così, che rappresentassero quel momento. Make Rap Great Again. Sì, pare, sì. Johnny Gioielli, yeah. Lobby. Yeah. Grazie ragazzi innanzitutto. Io vorrei partire dal nome del progetto, perché sono troppo affascinato da sta cosa. Non avete fatto così tante interviste da non raccontarmelo per bene, perché la lasciate. È nato tutto a caso, come tutto il progetto. È nato tutto per una serie di casualità e un giorno ho detto come lo chiamiamo, visto che comunque una delle ispirazioni di Make Rap Great Again, prima che fosse Make Rap Great Again, era stato il fatto che Kanye avesse fatto quei 5 dischi da 7 tracce una settimana, così abbiamo detto facciamo, lui che c'aveva sempre il cappellino Make America Great Again, c'era quel problema lì, ho detto facciamo, era più una presa per il culo che un vero, come si dice, che un vero obiettivo, e ho detto chiamiamolo così. E poi è arrivato anche il logo. Il logo sì, poi è arrivato dopo, perché comunque abbiamo sfruttato la faccenda di Craxi, del... Scusa, mi è partita la musica. Ah, sei tu allora con questo jazz rilassante. Sì, sempre. Aspetta, anche delle chiamate perse. Oh, queste cose si possono tagliare. No, mi hanno chiamato, vabbè. E scusatemi. Dicevamo, sì, la faccenda è arrivata un po' dopo l'idea di usare il garofano. È venuta tra l'altro alla mia ragazza, neanche a noi, che usavamo un logo fatto un giorno. Ho detto, non dovevamo neanche stampare il CD di Young Bettino, che era il primo disco. E ho detto, fai un logo al volo. Ho detto fallo brutto, in modo che la come gente se l'avesse ricordi. Disegnato mio cugino, come se, avessi... come se fosse propaganda elettorale. Esatto. No, quindi mi aveva fatto proprio questo MRGA con le X in mezzo, sì, e da là è diventato MXRXGXA. E poi dopo un anno e mezzo c'era questa roba di fare i vinili, e io quando ero ragazzino avevo iniziato con i vinili house, okay. E c'erano i vinili della UMM che avevano tutti sul retro quel disegno che era il loro logo, certo. E ho detto io voglio fare i vinili che sul retro ci sia il logo, e cosa usiamo? Ah, è tondo, il logo dei socialisti, basta. Abbiamo avuto vabbè in mezzo il periodo Dente d'Oro, ma è durato veramente poco, per fortuna gloria avuto. Quell'oscillità di Dente d'Oro è durato tipo un disco. Ma una cosa che proprio affascina un botto il progetto è l'estrema libertà. Esatto. Di sbagliare, di fare delle cose che poi vengono ritrattate, di mettere qualcosa che urla e qualcosa sottovoce, chiaro. Vicine, no? Che si parlino. Sì, perché comunque per me il rap è... intanto deve essere istintivo, cioè è una musica estremamente istintiva, è nata con uno che a un certo punto non si sa per quale motivo ha deciso di prendere un microfono alla festa e dire delle rime sopra a un momento vuoto della musica. Quindi non può essere una cosa troppo ragionata il rap, a mio parere. Cioè. Poi è nato anche dall'esigenza, cioè venivamo fondamentalmente da un periodo in cui lui aveva fatto Metodo Classico, se non sbaglio, sì. Io avevo fatto Età dell'Oro, due dischi in cui ci avevamo messo quella testa per fare il level up. E questa cosa di molto brutto, quel metterci quel tipo di testa ci ha levato completamente le energie per la musica, pensare a tutto il contorno, e siamo tornati a fare questa cosa proprio per levare tutte le robe che tolgono energie dalla musica. Quindi non facciamo video noi, okay. Facciamo musica e copertine e le facciamo come ci va, cioè totalmente in libertà, di getto, istintivo, come anche le grafiche. Poi il mutuo è stato anche dovuto anche al fatto che io appunto ci va a registra fatta. Cioè ci sono dischi anche che senti la gente che è nella stanza, che spari la cazzata, fai la sporca, si mette a ridere, abbiamo tenuto sì, questo. Sì. Cioè anche l'imperfezione per noi ha dato un più al disco, un'atmosfera, ha dato... per noi è stato un plus l'imperfezione. Però era quello di tornare a divertirci e di non farci problemi. Un più bel complimento che mi hanno fatto all'epoca di Young Bettino Story non voleva essere un complimento, mi hanno detto suona peggio di 36 Chamber. Io ho detto wow, figata, grazie. Sotto lo fai, quindi. Cioè sì, era... non me ne fregava niente di mettermi là a mixarlo, a farlo suonare, a riscrivere, a riregistrare quella strofa perché l'avevo registrata a fine serata e avevo ormai 15 birre in corpo e avevo fumato due pacchetti di sigarette con la voce così.
Esatto. La gente è piaciuto, nonostante tutto ciò. Forse per tutto ciò, no? Perché sì, è una cosa che nella maggior parte della musica che ascoltiamo non c'è quasi più. Non c'è quasi più, esatto. Questo essere istintivi e fare le cose di getto. Certo. Anche vedi, c'è poco editing delle voci, non ci sono doppie, non facciamo doppie, facciamo vieto di fare le doppie. C'è solo principale e sporche. Se qualcuno insiste che vuole fare, gliele faccio registrare, poi le metto in mondo. I ritornelli neanche vengono registrati spezzati, ma di seguito alle strofe. Cioè, abbiamo voluto tenere quella cosa proprio per tenere anche quella roba di uno che sta rappando in pubblico, non è in studio, non c'è tutto quel lavoro di post che magari dalla qualità, però secondo me toglie proprio l'anima, toglie la pasta delle cose. E da lì nasce anche il fatto che The Greaters è dedicato al Wu-Tang Clan, no? Che c'è il paragone prima con Stephen Chambers. Sì, diciamo, beh, è sempre stato un po' un filo che ci ha accomunato, non tanto musicalmente, ma come concezione, anche quando abbiamo fatto i live. Mm-hmm. Eravamo sempre in tanti sul palco. E tanta gente diceva, minchia, sembra di vedere i Wu-Tang Clan italiani, perché comunque ci siamo e non ci fermiamo mai di rappare. Anche l'ultimo che abbiamo fatto a Roma eravamo solo in tre, ma uno diceva, cioè non è che c'era, cioè, finiva uno, entrava là, c'era movimento così. Poi stavo guardando proprio la serie dei Wu-Tang Clan, quando stavo dicendo basta, è giunto il momento di finirla, e ho scoperto questa cosa del contratto di 5 anni che Risa aveva fatto firmare. E mi sono reso conto che al 31 agosto di quest'anno erano 5 anni che era uscito Young Bettino, e quindi questo disco che stavo mettendo in piedi ho detto vabbè, facciamolo, chiudiamolo e chiudiamo tutto. Era da un po' che pensavo e volevo chiudere tutto, poi dicevo no, manca ancora qualcosa. Quest'anno invece ero proprio arrivato alla fine, a dire basta, l'abbiamo fatto, ed è bello anche mettere un inizio e mettere una fine. Esatto, è un gesto coraggioso e istintivo quello di dire ok, stop, basta, cioè, abbiamo quello che dobbiamo fare, l'abbiamo fatto. Del resto abbiamo fatto anche 30 dischi in 5 anni, sì. con tutti gli annessi e connessi, e non da professionisti, cioè non è il nostro lavoro questo. Cioè, pensa se fosse stato il nostro lavoro. Non l'avremmo fatto, probabilmente no. Perché certo saremmo punto, fatti tutte le pippe che si fa un addetto ai lavori. A un certo punto l'era anche un po' diventato, nel senso stavo trascurando il mio lavoro con questo che comunque mi stava comunque dando dei buoni guadagni, però la situazione è andata troppo grande, troppe persone da gestire, si era persa questa naturalezza, questa amicizia di base, c'era fai. E alla fine ho detto guarda, stiamo splendendo, mi ha appena fatto un giro di date, facciamo un ultimo disco e chiudiamo in bellezza. Poi ognuno andrà avanti e farà le sue cose, c'è comunque un rapporto, però era anche giusto dire ok, missione compiuta, sono nate delle altre realtà, anche dei ragazzi che fanno parte, che sono dei Greaters, hanno iniziato a fare la loro roba, c'è Santa Sede, c'è Team Fest di Armani, Stacro di Montenero, certo. Comproro, quei ragazzi giù della Sicilia, ognuno, io spero che queste cose crescano, in più Sacred Saint, Tosse, Si Departed, c'è Schito che è un ragazzo di Como, c'è anche molta gente giovane, Pessimo, Doie, sono create Delle realtà anche di gente giovane che dice minchia, il rap italiano non è più quello che era nel 2016, di dire quelle cose, puoi arrivare là e essere sborone, sbruffone, dire quel cazzo che ti pare, parlare di marche, puoi parlare di scarpe senza dire per forza mi sono comprato le Jordan 4, basta con queste Jordan 4, avete rotto il cazzo, esistono altre marche, altri sono vestiti, le Jordan 5 anche. E poter parlare senza doversi fare problemi rispetto a quello che devi dire, puoi essere provocatorio, puoi essere te stesso, ecco. È un discorso anche di continua rottura degli schemi, no? Cioè, nel momento anche in cui tu diventi uno schema, senti il bisogno di... Beh, l'abbiamo fatto di brutto quando si stava nascendo la moda Griselda anche in Italia, e a un certo punto ho detto adesso prendo una villa con piscina, andiamo là, facciamo un disco estivo, ho preso solo sample anni 80, ho detto facciamo festival bar. In Italia, cioè, l'underground si stava spostando verso il suono Griselda, stava venendo fuori queste cose che un po' ci hanno erroneamente anche accumulato a loro. Io per primo l'ho detto che ero ispirato a Griselda, poi se uno conosce un minimo la musica si rende conto che l'ispirazione arriva fino a un certo punto. Però c'era un punto mentre ti facciamo quello, ho detto adesso inizia a campionare ste zarrate anni 80 e facciamo un disco così, dove sopra rapperemo come abbiamo sempre rappato negli altri dischi. Perché comunque, cioè, dopo rimettersi a fare sempre la stessa cosa... Mi annoio io, non è che, cioè, mi annoio io prima che si annoi il pubblico.
Poi anche in questo breve discorso che abbiamo intrapreso, abbiamo parlato già di etichette house, è partito con una sonora jazz, abbiamo parlato di rap che ovviamente è il centro di questa cosa, vuol dire che le ispirazioni arrivano veramente da tutto ed è un peccato ingabbiarsi in quello che è sempre stato, sempre sarà. Esattamente, esattamente, come portare magari anche gli artwork non nella solita foto faccione o non nel solito immaginario. Abbiamo portato tutto più verso l'immaginario del disco, non compariamo mai sulle copertine, abbiamo deciso di fare questa cosa. È proprio una cosa fondamentale, mi ha detto niente faccia in copertina. E la copertina del disco ti deve buttare dentro, deve buttare dentro il disco, non nella faccia, nella riconoscibilità del rapper, anche perché già di noi, di nostro, siamo rapper iper riconoscibili, ci si può dire tutto, ma... che la riconoscibilità è proprio il nostro marchio. E quindi è appunto questa cosa di vivere anche di contrasti nella musica, mettere il sample tutto classicheggiante o di classe o che dà una certa atmosfera e rapparci su cattivi, fare il disco fresco anni 80 ma alla fine farci barre sopra. È quello che secondo me anche ha colpito della musica nostra, proprio il contrasto tra gli ingredienti. Io ho avuto sempre questo odio del classico pezzo, partivano questi sample soli ispirati che facevano in America e poi quando facevano i testi in Italia erano sempre mio Dio sono malinconico, ti ricordi i tempi? E invece poi iniziate a usare gli sample soli e dire figli di puttana sono una leggenda, spacco più di voi, non sapete fare un cazzo, guarda. Che c'è le paranoie, se c'è le paranoie non repare. È anche un po' la tendenza del mainstream, che vedi, adesso c'è questa cosa di infilare il pezzo classic nel disco mainstream e tutto il disco mainstream è, oh mica, quanto è figa quella, guarda come sto, tutto fresco. E così parte il beat class. Ti ricordi ai tempi prendevamo il treno per andare alle jam, eravamo al freddo e così. No, cioè rappaci anche lì. Se devo raccontare quando andavo alle jam, mi sono anche divertito, non è che ero sempre al freddo a prendere il treno, peccato delle ragazze. Poca figa le jam. Però... le portavo in treno, cioè. Però le beccavo, sì, le beccavo, le trascinavo lì, ma nel senso, cioè, ho anche dei bei ricordi, mi sono ubriacato, ho fatto festa, ho rotto le palle alla gente, non è che ero sempre a fare quella cosa, esatto, no? Che poi tutti parlano di Golden Age come se fosse incastrato un suono, esatto, invece è una mentalità, esatto, è una maniera di raccontarsi, esatto. Non è uno stile, ma uno stile, sì, cioè, è proprio una cosa importante, no? Ed è quello bello da ritrovare in voi, no? Poter cambiare rimanendo fedeli a, esatto, quello spirito, ma soprattutto comunque ecco, però ascoltato anche tanti dischi di miei coetanei nel mainstream, nell'underground, e sento anche quando fanno le strofe, ma oh, sono bravi, cioè rappano bene, fanno gli incastri e tutto, però cazzo, dicono praticamente le stesse cose che dicevano 10 anni prima 15 anni prima, magari hanno, che ne so, hanno avuto un figlio, si sono sposati o hanno fatto successo, però hanno sempre quei quattro riferimenti là, non hanno scoperto una marca di vestiti, non hanno visto un altro film, non hanno visto un altro libro, mi stanno sempre a parlare le stesse cose, ma avete rotto il cazzo. Cioè, come se io ti becco e per 10 anni ogni volta che ci vediamo dico, oh, ho visto Scarface, hai visto Scarface? Che bomba è Scarface? Oh, è bomba è Scarface, quando fa la scena... L'unica roba... Ci sta la citazione, però hai visto altri film, hai visto altre cose? La cosa che mi piaceva a me del rap quando ero ragazzino era che sentire le citazioni, scoprivo tantissime cose. Se invece ti fermi a citare sempre quelle cose là, ma anche un ragazzino, sì, Scarface l'abbiamo visto tutti, anzi il 90% dei ragazzi adesso lo citano, non l'hanno neanche visto probabilmente. Può essere. Infatti io faccio la barra e dico volevo essere Scarface, ma alla fine niente, ho visto 10 volte il film e quello alla fine muore sempre. Cioè, vuoi essere chi? Cioè, diciamo che la cosa più old che ci teniamo, ci portiamo dietro è il fatto appunto, come dicevo prima, della riconoscibilità, il fatto che ognuno abbia un proprio timbro, il saper rappare, che sembra un optional, ma per ma noi è stato importante saperle fare live, saperle fare live. Rappare senza niente sotto. Pessimo un ragazzo delle parti di Como, così è stato tirato dentro, perché l'avevo tirato dentro nel disco, viene, si mette davanti al microfono, fa la strofa, registrata, pronto. Cioè quello è il nostro punto di... è la nostra pietra di paragone per capire se uno spacca, è se bravo o no, meno. E lo sa fare o meno. Inizia a dirmi, no, aspetta, taglia qua, aspetta che rientro qua, io mi giro e dico, va bene, non andare a casa a riscriverti. Se non la sai scrivere,
neanche reparla. Se non la sai scrivere perché non sei in grado di reparla, se non sei in grado di reparla vuol dire che non hai saputo non scriverla. Facile, no? Quindi su questo è la cosa più old che ci portiamo dietro, che sei bene anche te, il fatto che devi avere in certo modo un impatto al di fuori del disco, dell'MP3, anche di come le registri, come le fai live, come ti poni, ecco. Un'identità ben precisa. Identità. Poi magari anche simile alla persona, non al personaggio. Identità anche. Che i ragazzi che abbiamo tirato dentro, Armani, Rolls, già dei mostri di base. Elia, vabbè, sì, che comunque non è un ragazzo. È uno che a Palermo aveva già fatto, certo. Aveva scritto le sue pagine, però. Con loro e per fortuna l'hanno capito e siamo stati contenti, su di loro abbiamo costruito una cosa proprio di identità, di portare avanti un'identità, avevano già le etichette in cui potevano già andare dopo il primo disco, però con noi sono stati con noi perché proprio hanno capito che si sono costruiti una credibilità almeno nei certo. 5 anni. Riconoscibilità e identità, se sembra però, lo sponsor di Italy. Però è esatto. Però è importante quando ci sono fenomeni, appunto, che dopo primo pezzo dici minchia, bello, secondo pezzo dici e tu che ci caschi a volte su questo, sì, arrivi e dici oh senti quanto spada questo, io sì, ci sono cascato per speranza ce l'ho ogni volta ma senti niente, questo quanto spada niente, li vedi che vengono masticati e risputati dopo il secondo pezzo che funziona, che l'avevano fatto per i cazzi loro, sbagliando per i cazzi loro, fatti in modo marcio per i cazzi loro, terzo pezzo vengono ingoiati, vengono aggiustati, fuori, fai il pezzo così e non questo. È trovano il producer, magari si fida, difficile, no? Cioè, abbiamo avuto anche generazionalmente il tempo e il modo di crescere come cazzo volevamo, sì. Adesso è un po' più difficile. Voi non l'avete scelto come mestiere. No. Certo. A voi. Loro lo possono scegliere. Loro possono sceglierlo, sì. Però magari per sceglierlo devono provare a incasellarsi in una determinata maniera. E lo fai a 17 anni, può anche essere che succede, no? Chiaro. Per giustificare, però. Poi, ecco, no, ma assolutamente, ma io capisco benissimo loro. Quando avevo 21 anni era proprio il buco nero del rap italiano. Cioè, era proprio quegli anni in cui non usciva nulla. Ma non è che non usciva niente di bello, non uscivano i dischi. Cioè c'era Bassi, Corveleno che facevano uscire qualcosa, era uscito PMC, Fabri Fibra con le prime robe, proprio... E non funzionava niente. No, funzionava niente. Niente. C'era Nicole che andavano in tour, ma come sempre, Nicole e Caos in tour, il resto era... Neffa se n'era andato, Riax si era messo a fare la decadenza, nel senso si era perso tutto. Beh, diciamo show e il periodo pre-show off, poi show off. Capisco bene. Sì, infatti. E poi c'è stato ecco, una cosa che noi abbiamo fatto, che io ho fatto, è stato proprio perché quando ero bamboccio, i più grandi Veneto proprio, cioè eravamo osteggiati perché volevamo fare il gangster. Certo. Agli occhi loro. Non eravamo semplicemente noi stessi, facevamo quelle cose là, ci piaceva il rap. E amavamo l'hip hop, però avevamo il nostro atteggiamento, non eravamo incanalati nel. E questa è una cosa che poi ho visto anche in tutta Italia, che comunque non c'è mai stata questa grossa voglia di... Oh, cazzo, quello è bravo, aiutiamolo. Infatti la prima cosa che ho fatto è stato tirare dentro Armani. Sentivo qualcuno che era bravo, e dicevo, vieni, fai, prova a fare la roba. Io il poco di visibilità che ti posso dare, te la do, ti aiuto, ti faccio fare il disco, ti do anche due consigli su... Però voglio che lo fai. E non è che dopo voglio stare attaccato a te sperando che fai successo e aggrapparmi e diventare quello che... No. Cioè, facciamo musica, se ti piace, ti diverti, ci fai soldi, poi bella, sarai riconoscente, fantastico, non lo sarai, sti cazzi, siamo divertiti. Questa cosa si vede, tanto hai, ragazzi, per cui... Sì, era proprio uno dei miei scopi, era proprio questo, far vedere ai giovani che ci potevano avere un aiuto da chi c'era e stava facendo qualcosa. Ma è servito a noi stessi, cioè, abbiamo anche noi, continuo. Esatto, cioè, da loro abbiamo preso l'energia, tra virgolette, anche... certe cose che te confrontandoti con uno che fa più o meno il tuo genere ma ha 15 anni meno di te ha un approccio diverso e lo prendi anche tu capisci le cose anche in maniera diversa, come quando parli con una persona che giudichi intelligente ha un'opinione diversa dalla tua. Chiaro.
E dopo, quando vai a casa, ci pensi. Dici, perché cazzo gli piace questa roba qua? Te la riascolti e dici, ah, ok. Io stavo sentendo solo una parte di quella musica. Lui stava sentendo questa e questa gli piaceva, ok? Cioè, questo è figo. Aspetta che io posso fare, prendere questa roba qua e farla a maniera mia. Cioè è comunque un... è comunque un upgrade il confronto, sempre. Io avevo però un'altra domanda che me... Una delle cose che mi affascina del vostro prodotto è anche la capacità di dissacrare delle cose interne al genere, no? Mm-hmm. Parlo nello specifico di Method Man. Ok. Dove Aspettando il sole prende delle prospettive lisergiche bellissime, diventa un'altra cosa. Quello è stato totalmente un caso. Poi l'abbiamo chiamata Method Man perché ho detto, ah, guarda, ci sta bene lo scratch di You Roll All I Need. A un certo punto, certo. Perché non è che pensiamo prima ai titoli. È un'ora che poi alcuni fanno quando lavorano con noi. Pensano al concept e poi dicono, ah, questa la chiamo... Scrivi. Sì, poi sì, hai capito, ti viene la citazione. Poi lì è partito il beat. Ma lì è partito il beat. Si è messo a fare il coglione. Io l'avevo girato cantando qualche giorno prima. E Rolls e Armani si erano pigliati bene. Io dicevo, speriamo che non dicano paccate. E a un certo punto Rolls era convinto che fosse lo stesso sample di Aspettando il sole. Quindi si è messo a cantarla. Ok, quindi così in maniera del distintivo. Sì, si è messo a cantare il sole. E allora io ho iniziato a scrivere le porcate. E gli altri mi sono venuti dietro a scrivere le porcate. Abbiamo fatto Aspettando il sole versione... Cioè, che 70% dei Greters ci siamo beccati, abbiamo sentito i beat, l'abbiamo scritta, l'abbiamo registrata, un pezzo fatto. Sì, abbiamo fatto così, cioè. E via. E quella sera eravamo là, avevamo già fatto un pezzo, poi è arrivato Armani, lui stava andando via, e abbiamo fatto quello anche, cioè, è venuto così ed è... Ma io va via sempre... il vecchio, arrivano i giovani. Io ho sempre fatto. Comunque, guarda, nel primo disco c'era Ciao Ciao dei Colle con Caos, dove l'ho fatta con i miei fratelli di Migromala e con i Green. Ho sempre fatto. Su Cinque Bambole c'era l'intro di Sindrome di Fine Millennio, c'era lo stesso sample preso perché comunque tornava musicalmente con quel disco, era tutto campionato da quelle colonne sonore. Mi piace molto dare comunque i miei tributi alla vecchia scuola. Certo. Non dimenticarsi. Però sono i tuoi tributi proprio, perché vengono visti dall'altra parte. Esatto. Perché sono da parte mia, esatto. Quello che ho visto, che ho vissuto, ve lo ripropongo. Lo sai che sto facendo questo. È un tributo, sia il Danno che i suoi, stati felicissimi quando hai sentito il pezzo. Mentre fino a qualche anno fa dici, non ti puoi permettere di prendere, di toccare, di sacrare le nostre cose. Non posso permettere, ho 40 anni, cioè io faccio quel cazzo che mi pare, se non ti va bene. Se non ti piace non lo ascolti. Oh. Non posso permettere... Fa ancora più, è ancora più forte su Aspettando il sole, perché Aspettando il sole era un pezzo iconico, bellissimo, e era pop, che andava verso quel gusto del pop. Però sai cosa è stato anche sentire? Marra che faceva Quelli che ben pensano rifacendo Quelli che ben pensano. Che cosa vai a fare? Perché vai a fare, a cercare di rifare un pezzo che è già perfetto nel suo? Prendi quel pezzo e giralo. Dagli una tua versione di quel pezzo, dimostra... Fai tu quello che ben pensa, cioè non lo so, inventati qualcosa, hai un'idea, fatti venire un'idea intanto, cioè fatemi venire un'idea, quando avete un'idea fate qualcosa, non ah dobbiamo fare un disco, aspetta che, se non c'è un'idea non farlo, ti viene un'idea invece bah la fai, che sia giusta, perfetta, che la tiri al lustro, no, è l'idea il divertente, cioè la musica, una volta la gente faceva musica e si metteva là e suonavano, è venuto così, sì la sistemiamo, la versione del... Però avevano delle idee, non è che si mettevano lì e dicevano, aspetta. Adesso parliamo di questo pezzo, anche quello abbiamo è una cosa che abbiamo totalmente eliminato, di dire, adesso in questo pezzo parliamo di questo, cioè, in questo pezzo parliamo di questo. Censura anche lì. Viene fuori il compitino, noi abbiamo talmente tanto background che anche se facciamo bar, fondamentalmente facciamo bar, ci abbiamo voglia, ci piace, siamo fortissimi a far bar, però dalle barre poi capisci, ci mettiamo talmente tanti riferimenti, tanto sottofondo che capisci che cosa pensiamo di quello che abbiamo intorno, senza dire adesso vi parlo della società odierna, l'apparenza. Sì, capito, di fare esame terza elementare, adesso facciamo una canzone sulla tipa che mi ha lasciato, adesso facciamo la canzone su come vengono maltrattate le persone. Cioè, puoi fare delle. Puoi dire una barra che racconta molto di più di quello che stai rompendo le palle per raccontare in 10 minuti. Posso dirti non drogarti che diventi stupido e gli stupidi non fanno soldi e io odio essere povero. Hai già detto. Invece di farti un 3 strofe da 16 dove ti dico non devi drogarti perché la droga fa male dopo se tu ti droghi.
stringere in mezzo, dire stronzate, perché comunque, cioè, la gente vuole divertirsi. Anche perché abbiamo molti, molti ragazzi di 20 anni, di 20 anni che ci ascoltano. E il ragazzo di 20 anni non ha completamente voglia di, come noi a 40 anni, figurati quanto ci abbiamo voglia noi di sentirci spiegare la vita, non ci hanno voglia neanche quelli di 20 anni di sentirsi spiegare la vita. Voglia di sognare, di viaggiare, di farti imparare delle cose, di prendere dei riferimenti, di farti due risate, capito? Di fare anche due pensieri seri, di essere anche un po' malinconico, però non a blocchi. Tutti insieme. Sì, cioè nel senso... deve essere fluido, anche perché, aspetta, io per me un disco è come una canzone. Cioè, per me i dischi sono tutti molto corti, raramente vanno superati i 30 minuti, perché per me, li vedo come i dischi jazz di cui parlavo prima. È come se fosse un'unica canzone che ha i momenti in cui sale, i momenti in cui scende, i momenti in cui pompa, il momento in cui è tranquilla. Quindi anche i dischi sono questi, più noti sono tutti che partono a bomba, poi c'è relax, si ritorna su, si scende, si torna su e poi finale più malinconico. È come se fosse una canzone unica. Come i dischi vecchi. È come se fosse una canzone unica. Passo molto tempo a decidere in che scaletta mettere i pezzi. Tante volte remixo dei beat dopo che il pezzo è finito, solo perché dico... non sta bene là. Non sta bene là, non sta bene con questa atmosfera del disco e serve... il pezzo è figo lo stesso, anzi forse anche più figo così, perché viene incastonato, certo, meglio nel contesto. Magari se li prendi singolarmente era più figa l'altra versione. Però poi la sentivi in mezzo al disco ed era... quello che diciamo che aiuta a dare il famoso, detto quella parola che mi fa sbocca, contenuto, spesso l'aiuta il concept, che il concept è veramente una scatola a cui dai un disco, però attraverso il nome, il contesto che vuoi dare al disco, vuoi anche far capire che cosa vuoi dire, no? Attraverso una chiave di lettura alternativa, ecco. Cioè io sugli Infantino Story non parlo mai di Craxi. Esatto. Ne parlano gli Skit, faccio forse una citazione o due in tutto il disco. Però rappresenta la mia figura in quel momento. Ovvero, minchia, ora c'è Salvini, era meglio quando c'era Craxi. E anche se Craxi, quando c'era lui all'epoca, quelli prima dicevano no, minchia, Craxi ha tolto la falce e il martello dalla bandiera dei socialisti, cioè, ladro, cioè... Un Tony Zeno, per dirti, abbiamo sentito il disco, abbiamo detto, ha un modo di descrivere la realtà tutto suo, così, ci siamo fatti neorealismo, abbiamo chiamato il disco Luchino Visconti, appunto perché ha un modo di descrivere la realtà tutto suo e che lo tocchi, cioè sembra proprio di toccarlo, e anche quella cosa ti dà davvero il senso del modo di dire le sue cose e perché dice quello, no? Ed è importante, è quasi più importante che dirlo nel pezzo, dargli un contenitore figo e interessante. Avete ancora date per The Graders? No, basta. Avete proprio finito tutto, quindi sì, il progetto è lucchettato, chiuso, infiocchettato e consegnato, sì, ai posteri. Sarà da uscire qualche vinile che non era uscito prima, da completare un paio di cose, però sì, il progetto è finito. C'è il disco NBA che è lì sospeso, ci sono dei ragazzi che hanno le basi, se un giorno mi manderanno il pezzo lo farò uscire, ecco, e farò uscire il disco completo. Perché l'abbiamo fatto uscire a singoli, volevo farli uscire a singoli, una alla volta man mano che mi arrivavano. Quando mi arriveranno gli altri tre pezzi usciranno, cioè sono le ultime altre cose. Poi dico, un inedito, due per un paio di vinili che dovremmo fare, ma il progetto è finito. Cioè dico, ecco, quel ciclo è chiuso, però la rete è stata creata, la rete tra persone, tra artisti, la rete di distribuzione, lui con lo speculatore, con Toniolo. Abbiamo creato un canale alternativo di vendita in cui tutta la rete che poi si è creata intorno si è buttata a vendere i dischi, che va molto bene. Fare, cioè, i dischi, fare il merch, produrre, no? I dischi in questa maniera, ovvero per i CD fare un pre-order, tanto i CD te li stampano in una settimana e poi stampare quanti ne hai venduti. Perché poi tanti ragazzi si trovano a dover stampare 300 CD, ne vendono 25 e ci rimettono, rischio, e hanno, esatto, 270. Invece così, ne hai venduti 25, ne stampi 25, ti costa un po' di più, però almeno ti sei preso quei 100 euro netti, 200 euro netti, te li metti in tasca e dici, ah cazzo, qualcosa ho fatto, magari il prossimo ne vendo 40. Che poi è la ragione storica per cui nasce la limited edition, che rende tutto figo, ma la limited edition è per smenare
meno soldi possibili di rischio di impresa, fondamentalmente. Dai, cioè, anche su prime partita così avevano no, niente, non ti è piaciuto? Non ti è piaciuto? No, perché siamo in un posto di passaggio. Sì, ah, era troppo. Le cose passano. Ah, ok. Non era decisamente troppo. Pensavo che era troppo quello che avevo detto io. Okay, okay. Era troppo per il mio cuore in questo, che cazzo, in questo la son persa, porca troia. Vedi a parlare di rap. Questi capezzoli, quei piercing, quelle cose. Tu questo taglialo, dai. Ci vedrà. Supreme, vedendo la storia di Supreme, che è l'inventore delle limited edition, così, sono partiti a fare 50 maglie proprio perché avevano paura di non venderle. quel metodo di vendere è diventato un modello per qualsiasi altra cosa, anche per i grandi, anche veri. per i grandi veri. Griselda è stato uno dei primi ad applicare quel metodo di vendita alla musica dope. Sì, dope, esatto. Sono inglesi stati i primi a fare: stampiamo le copie del vinile, vanno a ruba, continuiamo a stamparne poche, vanno a ruba, ne stampiamo di più, vanno a ruba, però sono quelle. Certo. Noi abbiamo avuto la fortuna poi di lavorare con Taft Kong, con i primi vinili che abbiamo fatto, che stava facendo la stessa cosa con gli americani, e ho detto, facciamo anche la roba italiana, prova a fare un po', non lo so, vediamo, poi un pornostar è volato, poi abbiamo fatto un bettino storie ed è... Sì, sì. Realtà clamorosa, Taft Kong. E siamo arrivati a vendere cassette, poster, sì, magliette, sciarpe, fare sold out di cose che dicevo veramente, cioè, me la compro, perché comunque faccio delle cose che me le comprerei anch'io. Sono fan di questa cosa, voglio avere anche la cassetta, perché mi ricordo quando voglio la sciarpa, abbiamo fatto le sciarpe, sono fighe, cioè le indosso, vado in giro, cioè il qualcosa che ti metti. È una cosa, io quando ho iniziato a fare il merch, ho fatto subito le prime magliette a 25 euro l'una, bianca con la stampa digitale, e tutti mi dicevano, oh, la maglietta dell'underground nera, 10 euro, 15. E ho detto, sì, ma io voglio fare una maglietta figa, voglio fare una maglietta scritto Gianni Gioielli con un carattere a caso, un logo disegnato da un mio amico, scannerizzato e messo lì con in serigrafia a caso. Più che altro anche... abbiamo curato, io che sono anche appassionato di moda, di street style e di tutto, cioè mi piace curare queste cose, mi ha fatto le felpe, le tute, sono andato a cercarmi il colore, la tuta di qualità col ricamino qua piccolo, minimale, perché mi piace la roba di Melon d'Or, mi piace quella, e quindi cerchi di dare comunque una qualità a quello che fai, in modo che la gente, per quando la compra, non è che si è comprata la maglietta solo perché è fan, a un certo punto la compra perché la vuole. Cioè, non fare roba da fanboy, cioè fare un merch che potrebbe essere benissimo parallelo e distaccato. Cioè, non voglio che la gente di giro una maglietta con 15 giorni gioielli. Cosa figa, esatto. Sì. Cioè, esatto, che è figo, esatto, che è bello per quello che è. Esatto. Poi chiaramente abbiamo fatto le magliette col logo, le vogliono tutti, ok? Cioè, le magliette col logo. Però sì, a un certo punto l'ho fatta solo col garofano, senza la scritta Make Rap Great Again. Completamente delocalizzate. Mm. Cioè, che chi ce l'ha sì, sa sì, che è il garofano in Make Rap Great Again. Uno invece vede una maglietta col garofano. Cioè, per staccare dal... Perché comunque, sì, posso anche andare in giro con la maglietta di Pusha T. Mm-hmm. Ma perché la maglietta di Pusha T è figa, c'è una foto figa di lui e non c'è scritto Pusha T da nessuna, esatto, parte, dietro c'è scritto If You Know You Know col taccone cosa ed è figa. Ed è quella, però non è che l'ho comprata, non è che l'ho comprata perché mi piace Pusha T, sì, l'ho comprata perché mi piace Pusha T, ma perché la maglietta è figa, perché altre magliette non le vado a comprare solo per avere la maglietta di... Siamo riusciti anche a vendere un libro su di noi. Libro, abbiamo fatto un libro su di noi, l'abbiamo venduto. Un libro e abbiamo venduto, è andato parecchio bene e... abbiamo raccolto tutto il materiale dal giorno zero fino a Festival Bars, sì, più o meno, perché poi uno dei tre fondatori, diciamo, è un fotografo, okay, Fabio stacca il turno e ci ha seguiti in studio ovunque andavamo a fare le cose, quindi abbiamo sono tutti materiale, gli aneddoti, sì, raccontati, sì, da noi e da amici di tutte le varie situazioni. Il libro è anche molto cronologico, con tutte le foto, no? Un documentario, è la storia, esatto, disco, esatto, per disco del, con tutte le foto mega punk, etichette, perché anche lui è un fotografo molto punk proprio da reportage, non è che sono le foto di me e lui messi così, esatto, backstage, sì, è tanto, sì, sì, mentre stiamo in studio registriamo, mentre sto cucinando che siamo a casa mia, mentre siamo in macchina che stiamo andando a fare il live, cioè fatte. E poi è tutto raccontato. Ah, quella volta lui aveva fatto questo, lui aveva detto quello, quella volta è nata l'idea di questo. Quella volta che ho perso la macchina. Quella volta che hai perso la macchina in avvio. Sbronzo. E ci hai minacciato di morte per tutta la notte. Ma quindi, dopo aver fatto queste belle cose, what's next? Qual è la prossima mossa? Dove vi porterà l'istinto, la voglia di fare? Io adesso sono in ferie. Ok. Io sono in ferie, ho detto non voglio più pensare alla musica, a questi sbattimenti che mi sono accollato per un po'. Ok.
E voglio stare a vedere che cosa fanno gli altri, sperando di divertirmi, di che mi torni lo spirito per fare. Sì, dico, noi abbiamo fatto Make Upgrade Again. Aspettiamo qualcuno che faccia una cosa così figa, così mi rimetto e vi faccio vedere, no, che comunque siamo più fighi noi, dai. Oppure che qualcuno chieda se esiste in Italia il rap underground. No, vabbè. Poi ecco, una cosa che a un certo punto è stata frustrante. Allora, io non ho mai preteso di avere chissà quale copertura, però anche proprio sapevamo mondo, i nostri limiti. Sappiamo benissimo i nostri limiti, sappiamo che facciamo una musica con piacere. Però appunto questa cosa di essere completamente ignorati se non paghi un ufficio stampa, a meno che non siano appunto delle realtà un po' più oneste, sincere, oppure appassionate, oppure fan. Cioè, siamo finiti su Rumore perché una persona doveva scrivere un articolo su Rumore ed era un nostro fan. E ha proposto l'articolo su di noi e ce l'hanno fatta. Siamo finiti su DJ. Siamo Radio finiti DJ. Radio DJ perché avevamo fatto Festival Bar, il tipo è impazzito e ci ha passato. Guarda che l'ho dissato 40 volte nella mia carriera dal 2005 in poi. Cioè, eppure ha detto questa cosa è figa. Esatto. E vedere che comunque certe cose, cioè, basta che tiri fuori 500 euro di ufficio stampa e finisci dove ti pare. Ma non me ne frega niente di tirare fuori 500 euro per divertirmi. E per avere un, cioè, non è che sono per divertirmi, io mi sto divertendo. Devo tirare fuori 500 euro per avere come una legittimazione di quello che ho fatto. Una legittimazione è la gente che viene ai miei concerti, la gente che compra tutte le cose. Però capisci che a un certo punto diventa limitante non finire nelle playlist, non finire. Ti arriva il ragazzino e dici: oh, ragazzino. Però quello è un meccanismo. Abbiamo... Puoi anche scegliere di non farne parte. No, ma infatti abbiamo deciso di non farne parte, però a un certo punto dici anche... Vabbè, adesso allora mi fermo anche, mi prendo una pausa. Cioè, non devo correre di più. Abbiamo anche provato a fare lo step up a livello comunicativo, ma abbiamo visto che poi, per quello che ci interessava a noi, non ci portava una copia venduta in più, uno stream in più. Cioè sul risultato agganciato alla musica non ti dava nulla. Mentre sì, ti dava, sembrava una risonanza maggiore della cosa, ne parlavano più persone, ma quella cosa abbiamo visto che ma neanche ne parlavano più persone, ne parlavano più magazine. Sì, ma non è che ne parlavano più persone. Sì, cioè. sì, esatto. Alla fine non abbiamo pagato nessuno, detto, vale, e tutti hanno fatto, non tutti, tantissimi hanno comunque fatto l'articolo sia sull'annuncio sia sul disco. Grazie, ringrazio tutti. Sì, no, ringrazio tutti risposta. Per essere venuti a tutti i concerti, per essere venuti a tutte le cose, le serate che facevamo qua a RAL. È una roba allucinante, sì. Una risposta allucinante, sono fiero di questo. Esatto. Però ecco, non ci interessa giocare in quel campionato perché... Poi vedi, ho 35.000 ascoltatori mensili, però faccio i concerti e la gente ci viene. C'è della gente che chiede dei cachet enormi e alla fine va a suonare i festival dove il posto è già pieno. Uh-huh. O nelle discoteche dove il posto è già pieno. Poi magari vengono anche a dirmi, no, ma loro hai visto, ma perché fanno quella musica là? Non è perché fanno quella musica là, è perché hanno deciso di fare quella musica là, sono andati in quell'ambiente lì, ma domani mettono in vendita un disco, non lo compro. Sti cazzi. Diciamo, sì, esatto. Direi che la cosa migliore è veramente sti cazzi. Sti cazzi. Sì, sti cazzi. È stata, l'abbiamo fatto. La partenza è stata sti cazzi. L'arrivo, abbiamo fatto 5 anni, siamo divertiti tantissimo, speriamo di aver lasciato qualcosa alla gente. A noi siete arrivati perché siete qua, ne abbiamo fatto una bella chiacchierata e vi ringrazio. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a voi. Speriamo di vedere presto un ritorno, che le storie un po' si chiudono, un po' si riaprono. Chiaro. Vabbè, ma i ragazzi sono tutti pronti. È trasformazione, non è distruzione, è trasformazione. I ragazzi sono tutti pronti con cose nuove, aspettate, che hanno tutti delle cose nuove in serbo. Sono io quello che si prende un attimo di pausa, ma vi controllo tutti.